Senza integratori non otterrai mai grandi risultati. Quante volte lo hai sentito dire? Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare chiarezza sul discorso integratori. Perché al giorno d'oggi, con i social, molti influencer sponsorizzano centinaia di integratori principalmente per un risvolto economico e non per consigliarvi veramente ciò che vi serve. Oggi andremo a vedere quali sono gli integratori più chiacchierati, come ad esempio la creatina, gli aminoacidi, le proteine, e quali invece ritengo quasi indispensabili. A cosa servono gli integratori? Ci sono varie categorie, tra cui quelli per il miglioramento della performance, come i pre-workout, quelli per il recupero, come la glutammina, gli integratori alimentari, come le proteine in polvere, e quelli per la salute in generale, per risolvere delle carenze o delle problematiche. Quando sono utili? Dipende dalla tipologia. Per la salute sempre, ma devono essere comunque sostenuti da un'alimentazione adeguata, perché molte problematiche sorgono proprio da alimentazioni scorrette. Per il recupero, la performance, il miglioramento della composizione corporea, solo se viene abbinata dieta, allenamento, riposo e corretta idratazione, altrimenti diventano totalmente inutili. Infatti, gli integratori per il miglioramento della forma fisica e performance hanno un impatto invece molto piccolo rispetto a dieta, allenamento, adeguato riposo e idratazione. Ma se alla base c'è appunto un programma personalizzato, possono essere la ciliegina sulla torta. Per farvi un esempio, è inutile che prendo la glutammina per il recupero muscolare se mi alleno 3 volte a settimana e male. È inutile che prendo un drenante se durante il giorno bevo 1 litro d'acqua. Inizia ad allenarti meglio e poi penserai alla glutammina. Inizia ad idratarti a dovere e poi penserai al drenante. Parliamo dell'integratore su cui ricevo più domande in assoluto, la creatina. Sfatato il mito che non faccia morire nessuno e che non si tratti di doping, a cosa serve? Serve semplicemente a migliorare la performance, e quindi si traduce nell'avere più energia per svolgere i vostri allenamenti e riuscire a spingere di più. Crea ritenzione? Sì, ma intracellulare, non sottocutanea. Quindi una ritenzione che ad occhio vi fa sembrare i muscoli più pieni e più rotondi. Non la classica ritenzione sottocutanea che vi fa sembrare più grassi. Quando va assunta? Nei periodi in cui vi allenate in modo costante. Potete prenderla tutti i giorni. 3-5 grammi in un pasto contenente carboidrati. Ovviamente se state delle settimane senza allenarvi sarà inutile prenderla. E no, non succederà niente se la staccate. Passiamo poi a parlare dei 6 tipi principali di proteine. Vi farò una classifica molto veloce e utile. Proteine idrolizzate, le più veloci in termini di assimilazione, quindi consigliate nel post workout. Proteine isolate, leggermente più lente rispetto alle prime, quindi ottime per gli spuntini. Proteine whey, le meno tecniche, contengono più carboidrati e grassi e meno proteine rispetto alle altre due, ma sono anche le più economiche, ma è un'alternativa che non utilizzo praticamente mai. Caseine, le più lente in termini di assimilazione, quindi ottime nel prenatale. Proteine della carne o delle uova,
uova, ottime per intolleranti al lattosio perché appunto derivano dalla carne o dalle uova e non dal latte come le precedenti. In questo caso l'assunzione va bene in ogni momento perché se siete intolleranti non avete molte altre soluzioni. Infine proteine come quelle della soia e del pisello, che sono appunto per i vegani, anche queste vanno bene in ogni circostanza, non avendo altre alternative in base al tempo di assimilazione. Le proteine in polvere quindi non sono obbligatorie per migliorare a livello estetico, ma diventano un alleato fondamentale nel caso in cui non riuscite a raggiungere la vostra quota di proteine solo con gli alimenti, perché magari non avete fatto lo spuntino o non vi piace la carne o pesce oppure non la mangiate per scelta. Per quanto riguarda invece gli aminoacidi, i più conosciuti sono i ramificati e gli essenziali. Quelli che consiglio sicuramente di più sono gli essenziali, perché appunto essendo essenziali significa che il nostro corpo non riesce a produrli in modo autonomo e vanno assunti dall'esterno attraverso il cibo oppure attraverso l'integrazione. Quando è che sono ottimali? Un esempio è quando si svolge un allenamento al mattino a stomaco vuoto o molte ore dopo all'ultimo pasto, per evitare appunto di catabolizzare il muscolo, oppure prima di andare a dormire per mantenere alti livelli durante la notte. Non ha senso utilizzarli se nello stesso momento state utilizzando anche delle proteine in polvere. Siamo nel momento della mia colazione, vi mostro gli integratori che prendo al mattino. Allora, integratore per me fondamentale, il multivitaminico, uno tra i più importanti in assoluto. Il multivitaminico è quell'integratore che tutti, tra virgolette, dovrebbero prendere, perché anche se voi mangiate frutta e verdura quotidianamente, la frutta e verdura che si trova oggi al supermercato non è più come quella di una volta che si andava a prendere direttamente dal contadino. La frutta e la verdura che si trova in commercio oggi viene raccolta acerba, viene raccolta prima del termine della maturazione sulla pianta. Quindi che cosa succede? Per dargli il buon sapore, gli danno dei prodotti chimici sulla pianta che rendono il prodotto gradevole al sapore. Però in realtà viene raccolto acerbo e vengono fatte maturare direttamente nelle casse o nelle celle frigo. Quindi potete ben capire che non arrivando al termine della maturazione, la frutta e la verdura non ha più tutte le vitamine e sali minerali che dovrebbe avere. Quindi diventa fondamentale integrare ogni giorno per stare in buona salute, specialmente se vi allenate anche, con un multivitaminico. Un altro integratore che prendo al mattino è l'omega 3. L'omega 3 lo ritengo anche questo un integratore importante per quanto riguarda la salute, più che altro per la salute cardiovascolare, del cervello e anche della vostra vista, quindi integratore importante. Un altro integratore che prendo al mattino è questo qua, che sono enzimi digestivi. In questo periodo io personalmente sono in una fase di massa. Cosa significa fase di massa? Che mangio più calorie di quelle che consumo per crescere a livello muscolare. Gli enzimi digestivi, questo integratore, mi aiuta a digerire meglio il cibo e ad assimilarlo meglio, quindi a sua volta avrò anche una maggiore risposta a livello muscolare per quanto riguarda il cibo che vado a mangiare. Altro integratore che vado a prendere a colazione, fondamentale per me, è il glutatione. Ha benefici antiossidanti e in più porta anche dei benefici al vostro cuore, fegato e cervello, quindi lo ritengo anche questo un integratore importante che io utilizzo ogni mattina a colazione. Ultimo integratore, ma non per importanza, che vado a prendere la mattina, la vitamina C, che anche questo è un forte antiossidante e in più ha dei benefici a livello del vostro sistema immunitario, quindi è importante e lo vado a prendere ogni giorno. Vedete, mi sto preparando le mie proteine in polvere, che me le porto con me quando sono fuori casa, come spuntino. Sono comode perché le proteine in polvere? Perché qualora voi fate fatica a raggiungere la vostra quota proteica giornaliera all'interno della vostra dieta, perché magari andate di fretta, non avete tempo per fare uno spuntino proteico come potrebbe essere, che ne so, della fesa di tacchino, uno yogurt greco, della bresaola. Uno spuntino alternativo, rapido e veloce, potrebbe essere bere delle proteine in polvere. Quindi volendo le proteine in polvere si possono utilizzare anche 2-3 volte al giorno, nei momenti in cui non avete
avete la possibilità di fare un pasto proteico, per esempio a colazione. Se vi svegliate, siete di fretta, non avete tempo per prepararvi la colazione, potete bervi uno shaker di proteine come fonte di carboidrati, per esempio mangiate una banana che comunque è rapida da mangiare e uscite di casa e voi avete fatto la vostra colazione con proteine e carboidrati. Stessa cosa vale per gli spuntini, metà mattina, metà pomeriggio, come vi ho appena detto, non avete tempo per mangiare alimenti solidi proteici, vi andate a bere delle proteine in polvere che sono rapide e veloci. In genere io personalmente mi alleno dopo pranzo, quindi dopo pranzo il mio pasto pre-workout sarà il pranzo, il mio pasto post-workout saranno le proteine in polvere insieme ad una banana, come vi ho appena detto. È fondamentale, quando prendete la creatina, prenderla nel momento in cui assumete una fonte di carboidrati, come nel mio caso la banana. Quindi nel post-workout io vado a prendere la creatina, proprio perché mangio la banana, 5 grammi di creatina. La creatina a cosa serve? La creatina vi aiuta a migliorare un po' la forza durante l'allenamento, ma non è che voi la prendete e il giorno dopo siete fortissimi. Dopo qualche settimana o mese che voi prendete la creatina, iniziate a notare durante i vostri allenamenti un pochino più di forza. Questa forza, se voi vi allenate bene, si traduce in maggiori carichi durante l'allenamento o magari riuscirete a fare qualche ripetizione in più a parità di carico e questo si traduce in una maggiore crescita muscolare. Quindi la creatina io ve la consiglio perché a livello muscolare comunque vi dà un sostegno, però di base se volete vedere dei risultati reali vi dovete anche allenare bene. E la creatina quando va presa? Va presa in un qualsiasi momento della giornata, potrebbe essere a colazione, a pranzo, a cena, in uno spuntino, l'importante è che la prendete nel momento in cui assumete una fonte di carboidrati, come nel mio caso nel post workout vado ad assumere una banana, l'andate a sciogliere nell'acqua e la bevete. La creatina ha effetti collaterali? La creatina non ha effetti collaterali sulle persone sane. Se voi ne assumete troppa, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che andate in diarrea, perché se ne prendete troppa il vostro corpo non riesce ad assimilarla e di conseguenza la buttate fuori da un'altra parte sotto forma di diarrea. Nel momento in cui smettete di prendere la creatina, se voi comunque continuate ad allenarvi bene, ad avere una scheda d'allenamento fatta bene e in parallelo fare anche un'alimentazione che sia ben calibrata su di voi, non perderete tutti quei risultati che avete guadagnato, non vi andate a sgonfiare come una pera. In più la creatina non vi fa perdere i capelli, non è doping, quindi state tranquilli, è l'integratore dove ci sono più studi e quello che ritengono più efficace. Va sospesa durante l'anno la creatina, bisogna prenderla un mese sì, un mese no, va presa a cicli. La creatina, ragazzi, se vi allenate potete prenderla tranquillamente tutto l'anno. Poi è logico, ci sarà la settimana che andate in vacanza dalla zia Pina, quella settimana lì se non vi allenate non la prendete. Ci sarà la settimana dove vi viene la febbre e non vi allenate, quella settimana lì non la prendete. Quindi diciamo la togliete nei periodi in cui non vi allenate, la potete prendere sempre, non succede niente, è un integratore, non è un farmaco. Se voi prendete la creatina e vi vedete la pelle più spessa, una maggiore ritenzione idrica sottocutanea, è perché probabilmente la vostra dieta ha qualcosa che non va. Quindi se si spessisce la vostra pelle non dipende dalla creatina, dipende da cosa mangiate e dalla dieta che state facendo. Un altro integratore che potrebbe essere utile ma non indispensabile prima del vostro allenamento, che cos'è? Il famoso pre-workout. A che cosa serve il pre-workout? Il pre-workout non è altro che un integratore che al suo interno contiene degli stimolanti. Degli stimolanti, che cosa si intende? Per esempio la caffeina. La caffeina a che cosa serve se presa prima dell'allenamento? Vi dà un maggiore focus mentale e anche una maggiore energia fisica. Quindi se voi magari avete lavorato 8 ore in fabbrica, uscite e magari sì, avete voglia di allenarvi, però mentalmente vi sentite stanchi, fisicamente siete un po' giù, logicamente se prendete un integratore pre-workout, che in media la maggior parte degli integratori pre-workout che si trovano in commercio contengono almeno 200 mg di caffeina, che più o meno corrisponde a 3 caffè, capite che se voi bevete 3 caffè prima dell'allenamento, a livello mentale qualcosa succede, vi svegliate un attimo. Però perché non consiglio di utilizzarlo sempre l'integratore pre-workout? Proprio perché contiene caffeina. La caffeina, se la prendete sempre, poi non la sentite più. Io per esempio sono una persona che non beve mai caffè e a volte succede che magari bevo un caffè e subito mi sveglio, perché magari ne bevo uno al mese. Stessa cosa, una persona che beve caffè quotidianamente, ne beve 3 o 4, non sentirà più l'effetto del caffè a livello mentale. Quindi voi volete usare un integratore
preparatore pre-workout con caffeina, quello che vi consiglio è: non bevete caffè durante il giorno, altrimenti non vi fa effetto. Se vi piace assaporare il caffè durante il giorno, magari prendete un deca che non contiene caffeina, così vi assaporate il vostro caffè. E prima dell'allenamento, 2-3 volte a settimana, se ne sentite la necessità, prendete il pre-workout. Così l'effetto della caffeina arriverà su di voi, proprio perché non bevete mai il caffè. In più, l'integratore pre-workout, oltre alla caffeina, in genere che cosa contengono? Gli aminoacidi, ok? Un mix di aminoacidi. I più importanti che in genere si trovano all'interno degli integratori pre-workout sono due: la beta-alanina e l'arginina. L'arginina a che cosa serve? Ti dà un maggiore pump muscolare, quindi di conseguenza vi fa arrivare un maggiore afflusso di sangue ai vostri muscoli, mentre la beta-alanina vi dà una maggiore resistenza fisica ed energia durante l'allenamento. 20-30 minuti prima di andare a dormire prendo due integratori. Uno è la ashwagandha, che è un integratore che aiuta a rilassarti, a riposare meglio e abbassa il cortisolo. Però di base quello che dico sempre io è: prima di prendere questo integratore è importante dormire almeno 7-8 ore a notte. Se voi dormite 3 ore a notte e prendete questo integratore, non avrete risolto il vostro problema. Quindi fondamentale prima è avere un ottimo riposo notturno, durante il giorno stare tranquilli e rilassati, e poi se prendete questo è la ciliegina sulla torta. Un altro integratore che prendo prima di andare a dormire è lo ZMA. Che cos'è lo ZMA? Zinco, magnesio e vitamina B6, che sono fondamentali per la produzione di testosterone e di un altro importante ormone, l'IGF-1. Quindi vanno presi prima di andare a dormire, perché questi ormoni vengono prodotti durante il sonno. Quindi questo è quello che prendo la sera. Ragazzi, ricordatevi che gli integratori non sono farmaci e se siete soggetti sani non c'è niente che possa crearvi problematiche. Ovviamente non dovete abusarne, e il peggio effetto che si può avere è la diarrea. Quindi non fanno male, ma vanno presi con logica. E quindi non a caso, perché prenderli senza logica non vi porta nessun beneficio. Adesso voglio dirti quali sono gli integratori che secondo me sono più utili per chi si allena in palestra e segue un'alimentazione personalizzata. Ma vi dirò tutto tra pochi secondi. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Gli integratori più utili, a mio parere, sono il multivitaminico, la vitamina C, l'omega 3 e lo ZMA. Per un discorso proprio di salute, e sono del parere che dovrebbero assumerli proprio tutti, anche chi non si allena e chi non fa sport. Mentre per quanto riguarda gli integratori più importanti per il miglioramento, sicuramente al primo posto la creatina, al secondo posto vi metto le proteine in polvere, che dovete utilizzare qualora non riuscite a raggiungere la vostra quota proteica giornaliera attraverso il cibo. E come vi ho spiegato in precedenza, gli aminoacidi essenziali se vi allenate a stomaco vuoto. Gli altri sono integratori accessori che possono essere utili per alcune persone, ma totalmente inutili per altre. Anche qui la cosa più importante per quanto riguarda l'integrazione dovrebbe essere la personalizzazione, così come per la dieta e l'allenamento. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video.